garantire alle persone down una vita normale ed anche una loro autonomia è l'intento del progetto dell'EPD Onlus di Frosinone. Far diventare queste persone da assistiti a contribuenti, con ti faccio vedere, lavoro anche io. L'Associazione Italiana Persone Down Onlus, sezione di Frosinone, ha voluto rendere tutti i partecipi di questo progetto attraverso un convegno che si è tenuto nella sala dei servizi sociosanitari ASL in via Armando Fabi. Finalmente abbiamo raggiunto questo obiettivo, questo è il primo step. I nostri ragazzi andranno a lavorare nel mese di dicembre, due nostri soci, e abbiamo iniziato così questo percorso di inserimento nel mondo del lavoro. Il progetto SIL, che sarebbe il Servizio Informazione Lavorativo, che rimarrà nella nostra sede, tutte le persone interessate con i figli con sindrome di Down possono rivolgersi a noi in modo che possiamo indicarli, indirizzarli verso il mondo del lavoro. Il motivo del convegno è sensibilizzare e informare il territorio del Cassinate sulla realtà delle associazioni. In particolare la nostra è un'associazione per le persone con la sindrome di Down che si occupa di promuovere l'autonomia delle persone con la sindrome e soprattutto in questo caso e per questo convegno divulghiamo la possibilità che le persone con la sindrome di Down possano essere impiegate nel mondo del lavoro. Nel momento della riabilitazione siamo passati all'inclusione scolastica, dove tanti servizi dell'azienda sanitaria si interfacciano tra il mondo dell'associazione Down e il mondo della scuola. E questa è l'ultima fase, quella dell'inclusione lavorativa, del dopo di noi, del progetto di vita dei ragazzi. Grazie a questo progetto, già due giovani sono stati assunti. Noi come direzione strategica ci siamo messi a disposizione della sezione Down di Frosinone, che collabora con l'Associazione Nazionale, e abbiamo dato anche una stanza a Ponte Corvo che ci lavorano tutti i giorni. Questi due ragazzi che stanno vicino a me sono quelli che lavoreranno per questa sezione e per tutti noi. Io penso che da questa giornata debba uscire soprattutto un grande appello alle aziende, a coloro che possono, dare una mano alla realizzazione di questo progetto nel dare spazio a questi ragazzi.